horror. Sì, è una commedia horror e ci troviamo nel marito del Conte Dracula, bella cosa horror. I protagonisti sono quattro. Okay. Noi siamo qua per fare la cosa quattro. Quindi adesso non ci resta che andarci a dividere i ruoli. Il primo ruolo è il bidello. Chi vuole fare il bidello? Nessuno vuole fare il bidello? È un ruolo come un altro, non esistono ruoli minori e ruoli maggiori, il bidello andiamo avanti. Chi vuole fare Dracula? Dracula mi ho preso. Hai fatto Dracula? Dracula, in maniera non fare Dracula. Sicuro fare Dracula? Faccio Dracula. Ok, allora, Rax fa Dracula, dopodiché chi vuole fare lo zombie? Zombie mio preso. Lo zombie, ma vai, non hai fatto Dracula, scusate. Non ho sentito lo zombie, vabbè, faccio Dracula. No. Dracula in maniera mia, in maniera tu vuole. Ok, fai Dracula. Gabriele fa il zombie, Dracula, a questo punto io faccio il viandante, Simone, te fai il bidello. Fai il bidello, quindi abbiamo diviso i ruoli, la storia inizia così. Con... è mio il maniero, il maniero. Sì, il maniero è il tuo, è il tuo, tu sei Dracula, il maniero è il tuo. Tranquilla, adesso ascoltatemi. Quindi la storia inizia così, che c'è il viandante che è rimasto in palle con la macchina e si trova davanti al maniero del conte Dracula e quindi bussa alla porta. Posso fare i rumori? Vuoi fare i rumori? Sì, sì, fai i rumori. È il bidello che arriva alla porta, non fa il bidello. Il viandante. Viandante. È viandante proprio per questo motivo. Sì, sì. Viandante, quindi il viandante arriva alla porta e il conte Dracula ovviamente deve aprire, Sì, vai. No, i rumori, ho detto li faccio io. Ma io ce lo farei bene. Ho capito, ma ha detto lui che li faccio io i rumori. Lo fai tu. Facciamo meglio io. Perfetto, e Dracula si appresta ad aprire chiaramente. Sì. Devi fare i rumori? La porta? Ancora non l'avevi aperta tutto. Buonasera, io sono il conte Dracula e questo è il mio maniero. Scusate, voi leggete questa battuta? Come puoi vedere il mondo? Leggi questa battuta? La leggi? Non lo so, stavo facendo. No, c'è scritto che il maniero, il conte Dracula apre la porta del maniero e si ritira nella grinta. Ma scusami, che faccio? Apro lo sconosciuto e me ne vado? Sì, sì, apri e te ne vai nella grinta. Ma che senso c'ha? C'è scritto qui. C'è scritto. Vado nella grinta. Vai nella grinta. Ciao. Vai nella grinta. C'è scritto che il conte Dracula apre la porta e se ne va nella grinta. Vai nella grinta. Wow. Se ne va senza fare un rumore. C'è scritto che devi fare. C'è scritto che te ne vai nella grinta. Vabbè. Ok. Perfetto, quindi una volta che è andato via il conte Dracula, adesso c'è il bellissimo monologo dello zombie. E lo zombie arriva e racconta la sua storia. Quindi chi è faccio lo zombie? Gabriele, vai forza con il monologo dello zombie. Io sono la vittima maledetta di un sortilegio che ha reso il mio corpo senza vita un'anima errante, affamata di vita umana. Ti racconto la mia lunga storia. Oh, ma che è? Scusami, ma che c'è il monologo? No, zombie, lo faccio io. Ma come, zombie? Ma che faccio io nella cripta? Ma nella cripta? Ma hai scelto Dracula? Ma hai detto che facevi Dracula, ma niente. Ho capito, ma non ho visto qua che lo zombie poi c'è il monologo. Ho capito, cioè, che faccio? Che sto a fare? Dai, faccio io lo zombie, adesso. Posso fare lo zombie, dai. Lo so fare bene, lo so. So fare, me lo sento più come personaggio. Ok, quindi faccio piantante, bidello, Dracula e lo zombie. E lo zombie, vai nella cripta. Allora, se devo andare nella cripta, il regista, non tu. Vai nella cripta. Vai nella cripta. E devi andare a Dracula, devi averci scritto. E io ora. Vai, lasciamo un zombie. Perché lo so fare bene, sono attrice. Devo, vado?
emettendo dei suoni strani. Se ne va in silenzio. Te ne devi andare. Ecco, adesso che lo zombie è andato via, siamo rimasti che ci abbiamo il Conte Dracula, il bidello, e finalmente scopriamo che ovviamente il bidello non è un bidello normale, è una storia horror, può mai essere un bidello normale. In realtà il bidello è il grande cacciatore di vampiri Van Helsing. Helsing mio, preso! E basta, ma l'ho preso! Thank you.
vincitore dello staff animazione animatore 2022, Vincenzo Orlando! Per il gusto che ha avuto nello spettacolo. Ma come mi permette?
Io ero un fiore. Ti siete appassito. Ora mi sono ridotta che non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un altro colpo. Sparato? Ha sparato. Ma ha preso la rivoltella e mi ha sparato. Com'è? Mica solo una volta, quello mi spara sempre. Senti, la prima volta mi ha sparato a tavola il giorno del nostro matrimonio. Ah. Per Milano mi ha ripreso. Che chissà quale santo che mi protegge. Mi spara spesso? Mi spara spesso. Poi mi ha sparato il giorno del pronostico. Ah, va dato in doccia. Sì. Poi mi ha sparato sempre il giorno del nostro matrimonio, prima del pronostico, il giorno del nostro matrimonio, a tavola con il secondo. Ah, ha dato la frutta. Sì. Sì. Lui mi spara sempre. Fino ad ora è andata bene, ma chissà qualche giorno di questi che cosa succede. Cioè, mi spara con un tanto. Sì. È l'ultima volta che l'ha sparato, spero. L'ultima volta che mi ha sparato è stato, ve l'ho detto, il giorno del mio pronostico. Ah, ma cioè, non vi prende male? No, no, sono miracolata dal momento. Fortunato. Ora sta arrivando. Ah, sta arrivando? Sì, sì, perché avevamo un appuntamento. Ecco. Un attimo. Una cosa che aveva fatto era fare la stanza, aprire il caffè
ma ha fatto effetto, ma stai scherzando, sto per morire. Ma che capito? Ma non è che capita tutti i giorni di vedere sparare. No, ma non parlo dello sparo, io parlo del Maranapoli dopo tanto tempo, quindi ti ha fatto effetto. Un effetto acchiacciante. Ma che è? Lo sa, te lo dici, porti il caffè, ci pigliamo il caffè, bene, grazie di te. E poi andiamo a vedere la stanza. Certo. Quindi si capisce se la stanza è pure, ci può stare solo bene, queste cose qua, se ti conviene la distanza dall'alloggio, diciamo, dall'alloggio al lavoro è buono, se devi fare tanta strada, eccola, sì, qua, la portata di caffè, eccola qua. Ecco il caffè. Ah, prego. Grazie, non lo tengo. Fatto con la mano del cuore. Ah. Assaggio. Com'è? Buonissima. Ah, beh, la risposta esatta. Tanto matrimonio non ha vinto mai. Vabbè, ma questo è strano, effettivamente è strano.
Dorote, io esco. Tu non esci. Dorote, io esco. Tu non esci. Dorote, io esco. Non esci. Parla veloce. Thank you.
Cosa dice?